E finalmente arriviamo in una zona nuova. O meglio, è una zona nuova per voi, ma non per me perché l'ho usata impunemente per farmare. L'unica, cioè il bacino radice scuda. L'unica cosa è che c'era una porta che io non avevo ancora potuto aprire, che si apriva con il cimelio di Artorias. Quindi avete già capito dove sto andando a parare. Dobbiamo iniziare a raccogliere le anime dei Lord. E la prima, almeno quella che sembra più abbordabile, con 500 tonnellate di virgolette, è quella di Sif. Intanto iniziamo giusto a spacchettare un po' di rompicoglione. Questi droppano muschi, che è una meraviglia. Qui ci sono praticamente già stato, perché ho farmato all'impossibile muschi e robe varie da queste parti. Infatti, come potete vedere, l'isciotto, che è una meraviglia. E appunto, come ho detto anche in qualche video fa, ne ho approfittato per fare i grandi culi alla farfalla della luna. Non è vero mai, io pensavo fosse... invece era, ma non... Ha deciso di non palesarsi il bastardo. E io lo ammazzo. Problemi non me ne faccio. Mi sono anche già aperto il falò che c'è qua davanti, perché se avessi dovuto seguire la strada ufficiale probabilmente sarei morto 12 volte. Infatti, falò... Qui c'è l'entrata segreta per il falò e qua c'è l'entrata che avrei dovuto usare io. Proprio, se tutto va bene, si muore in 2 secondi netti qua. Allora, io avevo anche già ravvivato la fiamma per caso. Sì, perfetto. E direi quindi che siamo più che pronti per un'altra boss fight meravigliosa. Ma prima, a fare un po' di strada lungo il bacino radice oscura. Ho detto giardino prima, vero? Eh no, eh. Sì, vabbè, Kika. Ho già capito che non ci arrivo. No. Non ci arrivo io dal... Ci muoio prima, sì. Ci muoio alla grandissima. Mi perdonino, io me la darei a... Che cazzo? No, non dirmelo. Mi hanno anche invaso, bene. Cosa posso chiedere di più dalla vita? Un lucano. Vabbè. Bene, siamo stati invasi. Proprio... Partiamo proprio col botto, eh. Io bevo, perché se no muoio, giustamente. Madonna santissima. Ma quanto muori, eh? Tu ci sei morto. No, l'invasore no, grazie mille, è arrivato. Sono arrivati i rinforzi, che qua stiamo rischiando la vita. La prego di smettere di non rompere i coglioni, grazie. Detto ciò, pensiamo all'invasore, ma no, ci ha già pensato il nostro amico. Grazie mille. Ci divertiremo all together now. Non vedo una sega dalla... Ecco. Oh, bene, ne ha... Ci hanno invaso di nuovo, cioè proprio uno dietro l'altro. E a darsi una calmata ogni tanto, signori miei. Che qua non c'è... Qua gnafamo proprio, eh. Un'altra bella invasione. Immagino sia una qualche covenant del cazzo, perché... Ok. Tutte queste invasioni tutte insieme sono a dir poco sospette. Sì, per cortesia, non esulti, signor... Come cazzo si chiama? Vite. Non ho fatto in tempo manco a leggere come si chiama. Qualcun altro vuole cercare di ucciderci? O siamo a posto così? Non si può neanche salire. E quindi scendiamo. Continuiamo la nostra marcia instancabile. Ma mi sa che è una marcia nel nulla, perché non... Vedo... Oddio! Sono dei funghetti! Occhio, attenzione, signor Fung... Attenzione! No, ok, li sciotta, meno male. Perché, stando ai meme, questi non sono proprio semplicissimi. Quindi, vedo anche la nebbia, quindi, signor Vize, faccia attenzione a questi funghetti, che è un attimo. Sì, vedo la nebbia, ma io sono da tutt'altra parte, quindi direi che è il caso di andare avanti. C'è qualcuno qua? Vedo un altro segno di evocazione, innanzitutto, quindi... Io tra vedere e non vedere mi fionderei, signor Chrome. E andiamo, perché ci aspetta un
un altro momento abbastanza importante. Apriamola sempre con il nostro cimerio. E va che figata! Sto posto trasuda berserk da tutti i pori. Proprio è una roba palese. Vedo che siamo tutti pronti, eh? Diamoci dentro allora. Mamma mia. Non so se sono pronto. Nel dubbio. Cucureddu, sai quello che devi fare. Incredibile che non ci sia una stregoneria che permetta l'utilizzo dei croccantini. Secondo me la boss fight di Sif sarebbe stata più semplice con dei croccantini. Ma proviamoci lo stesso. Che Sif sta già partendo all'attacco proprio. Stai buono. Stai buono, Sif. Ah, cuccia. Porca troia, puoi stare fermo 5 minuti? Che cazzo. Bene, mi ha saltato sopra, tipo. A parte che non capisco quali siano gli attacchi e quali no, perché... Ecco, questo per esempio era un attacco. Soprattutto, essendo un cane gigante con una spada gigante e anche un range gigante, quindi... C'è una cosa che ho imparato in anni di Souls, è che... Quando ci sono nemici grossi, la cosa più intelligente è passargli sotto le gambe. Così. Non un cazzo, ok. Dai, Sif! E ci muori, Sif, mannaggia te. E abbiamo un'altra cosa che ci serve. Il patto di Artoria, sei un'altra umanità, grazie mille. Soprattutto adesso dobbiamo tornare indietro. Perché qua non c'è più un cazzo. Detto in termini poveri. A parte questo, l'anello del calabrone che fa? Potenzia gli attacchi critici, vabbè. Niente di eccezionale. I nostri amici ci hanno lasciato, direi che... Bisogna subitamente tornare al falò prima che ci sia qualche altra inculata lì in mezzo alla foresta, che è un attimo. E usiamo tutte ste belle animelle che ci fanno abbastanza comodo. Suggerirei un livello alla vitalità e uno alla destrezza, che così facciamo pari. Poi mi sa che non possiamo fare nient'altro e ci teletrasportiamo al santuario, che abbiamo da fare.